Vediamo, eh. Allora, non ci siamo visti tutto l'uno perché ero in Hangover. Però vabbè, alla fine della sera sono uscita e poi ho visto la reunion di Harry Potter. Non vi ho immortalato il momento perché appunto non ho registrato ieri, ma è stato bellissimo. Poi se volete ve ne parlo un po', senza fare spoiler ovviamente per chi ancora non l'ha vista. E adesso mi sono preparata, mi piace molto questo vestitino, perché vado dal mio migliore amico che non vedo da letteralmente un sacco e vado a casa sua e siamo così semplicemente un po' insieme a casa sua. Quindi venite con Ero me anche oggi. semplicemente da Marco, ho messo anche gli orecchini. E niente, quindi sarà una giornata molto tranquilla perché domani succederà una cosa bellissima. Perché è il giorno prima del mio compleanno, quindi succede una cosa molto bella. E stiamo preparando anche per l'arrivo di questa cosa, persona. Ciao amici, sono con Marcolino. Vuoi fare buon anno, augurare buon anno a tutta YouTube? Usciamo. Dai, vatti a vestire. Ma dove andiamo? A fare che, con chi, perché? Ma ci andiamo a divertire. A te vuoi fare la baldoria? Sì. Io no. Non mi va. Allora, amori, non ve l'ho fatto vedere, ma sono tornata a casa. Ho mangiato e adesso sono scesa con la Vala. Posso stare un giorno senza vedere la Vala? No. No. Stavamo parlando di qualcosa che succederà domani a mezzanotte. Chi è bravo, lo so. Nei fuochi, anche sotto casa nostra, oggi è la giornata fuochi d'artificio comunque. Wow, Vala, che belli! Ok, la cosa che deve succedere oggi sta accadendo sempre di più, poi capirete. E sta arrivando verso di me e arriverà tra 3 ore. Letteralmente mi viene da piangere perché sarà la primissima volta che vedrete questa cosa che sta per succedere a Roma. Credo che molti di voi avranno già capito a questo punto di chi sto parlando. In occasione del mio compleanno, che sarà stasera a mezzanotte, oggi è il 3, io sono nata il 4. Aiuto. Ho dato un'ansia perché fino all'ultimo avevamo l'ansia di mille cose, ma ce la stiamo facendo. Mi viene da piangere, raga. Cioè, è già successa questa cosa a Roma, ma su TikTok non l'avete mai vista, quindi YouTube, non su TikTok l'avete vista. Vabbè, comunque, aiuto. Tra un po' mi andrò a preparare le ultime cosine, perché voglio essere bella pronta per l'arrivo di questa cosa. E niente, adesso faccio colazione perché non l'ho ancora fatta per l'ansia. Sto andando a prendere una personcina speciale in stazione, mi ci vorrà un'oretta per arrivare più o meno. E poi questa personcina arriva, io non realizzo, zero. Comunque mi sono vestita. Lì è binario 3, sta arrivando proprio da qua. Questa è Giulia, una mezza pazzia, sono sotto le luminarie con l'amore della mia vita, dammi un bacio. Raga, io non ci credo perché ho fatto questa mezza pazzia, ho preso un ciondolo di Pandora che riguarda la mia nonna. Sono sotto le luci di Natale con i miei amori che non vedevo da 2 mesi. E come stai tu? Non stiamo, non stiamo. Tra l'altro vorrei far notare le mascherine uguali. Bacio. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Casa. Shakira. Si chiama Spelacchio perché dicono che Spelacchio.
Vai, letto. Ma sì, certo che ho letto. Continua, sei veramente avida. Grazie. Io ho paura di metterle dentro, però. Ma c'è un busto, non tranquillo. Cioè, non ma è... io ho paura di rovinare. Ma cosa hai paura di rovinare? Ha fatto due treni, tre treni su questo cartellone. Ormai. Non leggo perché avevo privacy. Sì. Sta ancora così, no? guarda tipo il cruscotto riflesso. Oh, ma come se ci vuole guidare sta macchina? Ma piace una barella. No, tu stai fermando, tu sei molto. E poi non ti abbiamo dato le tonte, quindi.